Appuntamento importante nella settima giornata del campionato di Serie A2. Ad Enya si inaugura ufficialmente il nuovo palaghiaccio con i padroni di casa che nell'occasione accolgono la capolista Vipiteno. A distanza di un anno dall'inizio dei lavori, l'impianto altoatesino è pronto ad accogliere il primo match di campionato. La risposta del pubblico è ottima, oltre 1000 persone sugli spalti. La formazione della bassa atesina, che sin qui ha raccolto 10 punti, cercherà di affidarsi ancora una volta alla vena realizzativa di Dominic Perna e Adam Calder. Gli ospiti, dal canto loro, conducono in classifica con 5 lunghezze in più rispetto ai padroni di casa e sino a questo momento hanno dimostrato di essere il team più attrezzato della Serie A2. Dopo un'iniziale fase di studio, la capolista a farsi notare per prima con un'incursione di Randall Gelec, il quale conclude sul corpo di Martin Rizzi. La risposta dell'Enya è affidata a Simone Donati, il quale fa tutto da solo ma viene stoppato da Thomas Tragust. In situazione di powerplay, i padroni di casa insistono. Discesa pungente di Jussi Aikinen, che arriva davanti a Tragus ma viene neutralizzato dall'estremo difensore avversario. Sono i Broncos però a passare per primi in vantaggio. Azione in velocità con Patrick Meyer, che serve sotto porta a Randall Gelec, il quale non fallisce da posizione ravvicinata. Al 10:36 si sblocca così il punteggio, settimo gol stagionale per l'attaccante del Vipiteno. Gli ospiti colpiscono anche in power play, conclusione dalla distanza di Simon Bauer, Rizzi respinge ma sul rebound il più lesto di tutti è Christian Sozzas, che insacca. 11:41, raddoppio dunque per i Broncos, che approfittano al meglio della penalità inflitta a Kelodi. Passano meno di 15 secondi e su un errore difensivo di Oleg Sorokins, Patrick Zambaldi mette al centro per Adam Calder, che accorcia le distanze. Seconda realizzazione in campionato da parte dell'attaccante di casa. Poco più tardi, carica di Randall Gelec alla balaustra su Manuel Bertignol, che è costretto ad abbandonare il ghiaccio. I padroni di casa cercano di sfruttare immediatamente la superiorità successiva. Disco d'oro per Jussi Aikinen, che fallisce un'ottima chance. Pronta risposta del Vipiteno, che sciupa incredibilmente con Tobias Kofler, poi ci prova anche Randall Gelec, ma l'azione viene prontamente interrotta con gli animi che si scaldano sul ghiaccio. Ancora con l'uomo in più, la compagine della bassa atesina sugli scudi, con Steve Pelletier che centra un clamoroso palo, sfiorando così il pareggio. Prima fazione davvero spettacolare che si chiude con il vantaggio della compagine ospite. In avvio di secondo tempo, altro errore di Oleg Sorokins, che libera Enrico Kelodi. Tragus si oppone ma non trattiene ed arriva per il pareggio Federico Gilmozzi. Avvio spumeggiante dunque dell'Enya, che mette nuovamente in equilibrio la contesa, anche se guardando le immagini da dietro porta non si ha la percezione che il disco superi la linea. Da qui le proteste di Thomas Tragus, ma il pareggio è assegnato, 20:35 sul cronometro. Due minuti dopo, occasionissima ancora per i padroni di casa in contropiede, prima con Dominic Perna e poi con Enrico Kelodi, che non riescono a superare un attento Tragust. L'Enya riesce addirittura a ribaltare la situazione con una splendida combinazione tra Donati e Zambaldi, con il primo che infila il disco in fondo al sacco. Al 24:12 arriva così il sorpasso, il terzo gol da parte di Simone Donati in questo campionato di A2. La panchina del Vipiteno chiama time out per cercare di schiarire un po' le idee. Sono ancora i bianchi però a farsi vedere sotto porta. Matteo Peiti serve in bello stile Dominic Perna, ma Tragust è davvero superlativo e sventa la minaccia. A metà tempo risposta degli ospiti, primo tiro di Paolo Bustreo deviato, poi Rizzi si oppone anche a Thomas Pichler. Sull'altro fronte, errore di Fabian Hackhofer che favorisce Matteo Peiti, fermato ancora da Tragust. Anche Adam Calder si trova tu per tu con il gol avversario, ma pure in questa circostanza non arriva il gol. Sull'altro fronte, azione solitaria da parte di Marcus Gander, che si porta a spasso tutta la difesa avversaria e poi conclude in diagonale sulla traversa. Ancora una ripartenza pungente da parte della formazione di casa, che ci prova con Dominic Perna, assistito da Adam Calder. Contrasto energico di Christian Reiner che vanifica l'azione. Situazione ribaltata al termine del secondo tempo, ora è l'Enya a trovarsi in vantaggio.
Inizia il terzo tempo e la musica non cambia, altra azione della formazione di casa che centra una clamorosa traversa con Steve Pelletier. Con Hamilton in panca puniti, Legna passa di nuovo, disco messo in mezzo da Jussi Häkkinen e deviazione vincente di Simone Donati. Doppietta importantissima per l'attaccante locale che sale a quota 3 in campionato. Pronta reazione comunque dei Broncos, discesa di Marcus Gander, respinta da Rizzi, poi il tentativo fallito di Patrick Meyer e alla fine il tocco vincente di Mike Hamilton. L'attaccante d'oltreoceano, grazie a questo sigillo, sale a quota 6 marcature stagionali. Poco più tardi scoppia una rissa tra Hackhofer del Vipiteno e Zambaldi del Legna. I due non si risparmiano e guadagnano anzitempo gli spogliatoi. A metà tempo arriva il pareggio, nonostante l'uomo in meno, il Vipiteno punge in avanti. Sozzas lancia Randall Gelec, che ci prova due volte, al secondo tentativo va a segno. 50 e 24, tutto da rifare, dunque doppietta anche per Gelec, che sale a quota 8 in campionato. I Broncos riescono addirittura a ribaltare la situazione con Donati in panca puniti. Hamilton smarca Marcus Gander che sigla il sorpasso. Martin Rizzi non riesce ad opporsi alla battuta dalla media distanza dell'attaccante avversario che infila il sesto centro stagionale. A poco più di un minuto dal termine, Legna chiama timeout per pianificare l'ultimo assalto. La chance conclusiva capita a Steve Pelletier che ci prova dalla distanza, ma Tragust fa buona guardia. Vipiteno vince così anche a Degna e consolida il proprio primato. Vittoria in rimonta contro una formazione, quella di casa, che crea tantissimo ma non riesce a tramutare in rete le molte occasioni costruite sotto porta. L'esordio del nuovo stadio non coincide così con una vittoria per Bertignol e compagni.